Buongiorno amici, siamo qui a Sassari per presentare il progetto Kaleidos Sardegna, un progetto finanziato e sostenuto dalla Fondazione di Sardegna che ci ha permesso di incontrare delle persone, dei professionisti, degli imprenditori, delle persone della cultura sarda che hanno fatto e sono un esempio di collegamento fra innovazione e tradizione. Sembra quasi una contrapposizione, ma così non è. E stamattina sono qui con Mariangela Tedde Meloni, che è una cara amica che si è sempre occupata di cultura e di problemi sociali. Dirige il Centro Amico di Sassari, un'associazione di volontariato, e ho ritenuto importante sentirla come per una sua testimonianza. Mariangela, buongiorno. Quindi questo binomio è antinomico, sembrerebbe quasi, no? Tra innovazione e tradizione. Che cosa puoi dirci su questo? Io credo che debbano andare di pari passo, perché poi qualsiasi cosa, qualsiasi progresso si ha solo quando si ha un'integrazione tra culture e tra persone diverse. Anche l'innovazione cresce proprio quando ci sono delle differenze, quindi penso che sia indispensabile. Io ho avuto il piacere di presentare una tua opera, spero che non sia l'unica, il titolo era appunto Fiera Libertà. Sì. Che cosa possiamo dire in relazione a quel libro con il tema di cui stiamo parlando oggi? In realtà parlava di quello, nel senso parlava di culture che si uniscono, che sono totalmente contrapposte, almeno apparentemente contrapposte, però poi si integrano e costruiscono qualcosa. È qualcosa di reale, però è qualcosa di molto romanzato, quindi in realtà parlava del periodo dell'integrazione nel Settecento, quindi quando la Sardegna si è trovata a far fronte con l'impero Sabaudo, con il regno Sabaudo, però in realtà questo ha portato ad una crescita da entrambe le parti ed è qualcosa che noi ci auguriamo che possa essere anche adesso, anche per noi. E tu come docente, come insegnante, e come riesci a declinare con i ragazzi questo tema? Io credo molto nell'integrazione e soprattutto nella tolleranza, infatti i miei alunni potrebbero dirlo perché io li stresso da morire, ma penso che sia abbastanza importante, fondamentale, perché nessuno può vivere vicino alle persone senza comprenderle, senza capirle, quindi penso che si possa andare da qualche parte solo con la comprensione dell'altro, altrimenti non si va da nessuna parte. Mariangela, ti ringraziamo per questa preziosa testimonianza. Io mi auguro di leggere presto qualche tua altra pubblicazione. E salutiamo gli amici e ancora grazie per la tua disponibilità. Grazie a te, grazie a tutti.